Preghiere e rabbia in Nepal nel primo anniversario del terremoto che il 25 aprile del 2015 ha fatto 9.000 vittime. Il paese si ritrova ancora devastato con la ricostruzione ferma a causa di una crisi istituzionale. Il dolore ha lasciato così lo spazio alla protesta contro il governo corrotto che non rimette in piedi il paese nonostante oltre 3 miliardi e mezzo di euro siano stati stanziati a giugno scorso dalla comunità internazionale. Questo gridano un centinaio di persone che si sono ritrovate a Kathmandu in una marcia densa di tensioni che si sono tradotte in scontri tra dimostranti e polizia in tenuta antisommossa. Non sono mai arrivati i soldi promessi dal governo a ogni famiglia che ha perso una casa, 200.000 rupie, ovvero circa 1.660 euro. Persone anziane e bambini hanno perso la vita durante l'inverno per la mancanza di un riparo adeguato, denuncia Save the Children, che ha fornito assistenza alla popolazione. 600.000 famiglie sfollate vivono ancora in alloggi temporanei, spesso accanto alle loro case danneggiate.